Ecco paglia e fieno alla papalina. Ora poi vi faccio vedere come lo preparo io. Oggi vi preparo le fettuccine paglia e fieno. Questo è un piatto romano, si può dire che, ma nel 1980 era un piatto cult di tutte le nostre cucine. Ecco gli ingredienti della paglia e fieno alla papalina. Partiamo dalla pasta fresca, che è gialla e verde come il fieno. Questa è pasta fatta in casa. Lo scalogno perché è un po' più delicato della cipolla. Al posto della pancetta si mette il prosciutto con l'aggiunta dei piselli. Questo è un mio sfizio, si può dire piselli, non tutti ce li mettono. Il formaggio parmigiano, perché quello pecorino è un pochino troppo forte, l'uovo, la panna, che serve anche a fare più delicato l'uovo, un po' meno di sentore di uovo, poi olio, sale e pepe quanto basta. Viene da un Papa XII, che volle fare un piatto più delicato della carbonara, e allora lo chef del ristorante del Vaticano preparò questa pietanza. Tritare gli scaloni al posto della cipolla perché sono un pochino più delicati. E metterli con un po' di olio a soffriggere, mi raccomando, non le fate bruciacchiare. E aggiungere un po' di acqua, cuocere lentamente bene. Tagliare a strisciolino il prosciutto toscano, che è un po' salato, e aggiungerlo agli scalogni. Farlo rosolare un pochino pochino. A questo punto mettere in padella anche i piselli precedentemente sbollentati, così il dolce dei piselli si amalgama in modo eccezionale con il salato del prosciutto. In una ciotola sbattere l'uovo intero con il sale e il pepe, quindi aggiungere la panna continuando a sbattere. La panna, oltre a rendere più cremoso il piatto, addolcisce il sapore un po' acuto dell'uovo e lo rende più delicato. E infine mettere il parmigiano. In una pentola ben capiente, con abbondante acqua salata, attendere il bollore e gettare la pasta. Io uso la pasta fresca fatta al momento e la cottura è brevissima, circa 2 minuti. Usando la pasta secca, va cotto secondo il tempo che è scritto sulla confezione. A questo punto togliere un po' di acqua di cottura che potrebbe servire nel caso che la pasta fosse troppo asciutta. Scolare le fettuccine e metterle in padella con gli scaloni, il prosciutto e i piselli. Saltarli e aggiungere un po' di acqua di cottura. Spengere il gas e versare la cremina che abbiamo preparato, amalgamare il tutto e servirli in un piatto di portata. E buon appetito!
La preparazione alla vista è ottima, sembra veramente buona. Anzi, ad assaggiarlo ancora meglio. Assaggiamo prima di impiattare questo piatto eccezionale. Buonissimo, ottimo. Chissà quelli che odiano la panna cosa ti danno, ma è veramente buono. Ora impiattiamo. Ci mettiamo due pisellini sopra. Ecco, il piatto pronto. Ecco, paglia e fieno alla papalina. Un piatto che negli anni 80 era un cult e oggi non si trova quasi più da nessuna parte. Però è veramente buono. Buono, buono, buono. Ora poi vi faccio vedere come lo preparo io, la mia versione della papalina. Eccezionale veramente.